tanto mi sono divertito e mi è piaciuto molto partecipare a questo film, che è un film veramente antimilitarista, anzi il romanzo che diceva Giorgio è stato il primo romanzo veramente antimilitarista e da lì è partita una letteratura anche diversa, ha cambiato molto la storia anche della letteratura, c'era Kerouac, c'era tutta questa gente, quindi mi fa piacere aver fatto quest'opera, aver partecipato perché il mio è un cameo. Anche Giorgio, anche me, Giorgio. I grandi fanno solo dei cammelli. Vabbè, comunque è stato bellissimo e divertentissimo perché ho scoperto Giorgio, non solo che è un grandissimo attore, ma anche un grandissimo regista. Io considero regista coloro che non ti dicono mai nulla. E lui non mi ha detto quasi nulla, anzi, ha fatto una cosa straordinaria: mi ha registrato le battute del personaggio a Los Angeles e me l'ha mandata in un CD che io ho soltanto copiato, imitato. Quindi, grazie a lui, se il personaggio è venuto bene, è venuto bene? Sì, allora. E vabbè, adesso non voglio raccontare di più, potrei raccontare tanto di questa avventura. È stato molto semplice, grazie anche a Ellen, sembravano i fratelli Coen, tutti e due erano, anzi Giorgio mi teneva dei cartelli perché io avevo un lungo monologo che non riuscivo a non sono riuscito a memorizzare veramente bene, ma lui mi seguiva come un topo per terra, seguendo cartelli molto chic, in nero con bianco, veramente la prima volta che avevo dei cartelli così belli.